Capitano Santa Maria arriva a sostegno, pallone che cade, recuperato. E poi riparte Viadana, ancora una volta Bronzini. È decisamente violento l'attacco del Viadana, consente di danneggiare il Cavalieri. Adesso prende tempo Bronzini, fa riorganizzare i suoi avanti con Vari Arsveld, che fa valere la mode, va oltre, si sposta per centro dei pali, possibilità di tentare l'uno contro uno, arriva adesso bellissimo doppio incrocio con Pizarro nascosto all'interno e Pavanza verticale. Ci siamo, no, ricacciato dietro, meta. Alza braccio, meta, brava Viadana, ma da prendersi a schiaffi da soli i giocatori di Prato. Bravo, assolutamente bravo. Secondo calcio stoppato in pochi minuti, gran confusione qui, sembrava di cacciare dietro, no, guardate il braccio, bravissimo Pavan, bravissimo di fisico, ancora con la difesa di Prato non organizzata, erano anche in fuorigioco probabilmente i giocatori di Prato nel rientro, difficile passare con Viadana, ben fermati infatti. Ancora i giocatori di Prato, palla lenta, si ripartirà lì con ogni probabilità Riccardo, eh sì, si sposta anche Bernini pronto indietro, eventualmente no, a ricevere indietro. Eccolo qua, c'è meta, bravissimo. Meta di Prato gioca di sponda sui giocatori di Viadana, percuote con una spalla, si gira verso l'esterno, bypassa anche il raddoppio di Barbieri e va a schiacciare quella meta che avrebbe dovuto far fare al compagno in precedenza, è si vero. Fa perdonare Saccardo, quindi eccolo qui, si porta dietro tre uomini barra quattro dietro, Giacomo Bernini. Subito in pressione, arriva rapidissimo Marco Frati nell'occasione, il pallone però ancora del Viadana, lo va ad agguantare Bronzini che prova a ripetere, c'è spazio poi da quella parte, questo fa male, riesce a metterci una pezza Filippo Vezzosi, pallone ancora dei Cavalieri, Appali, il calcetto, attenzione, intelligentissimo il calcetto per Padrò, Padrò bravissimo meta! E qui si è calcio. Vista tutta la differenza di velocità tra Padrò e Bernini in questa situazione, credo bruciato, proprio bruciato completamente il numero 8 di Prato, eccolo qua, se è lui, sì è lui, guarda Padrò, poi, doppia velocità e rimbalzo, dai la mano a Padrò perché il pallone viene dalla sua parte e gli risparmia quel passo, bravissimo Aperli nel vedere non organizzata la difesa di Bassi, tenere le giuste ligature quest'oggi, tocco via, spinge Prato adesso. Patelli a gestire questo pallone, bellissimo l'incrocio, lo float buono, il tuffo c'è, meta, qui ce lo dice Metrea, sì, alza il braccio, meta di Prato se non erro con Mestorovic, ricordo bene, ha solo sì. Allungato il braccio, è come quello di Pavan nel primo tempo, va a terra e poi allunga il braccio, quindi Metrea l'ha ricordato, non c'è doppio movimento. Ancora Angawini a fare la differenza in questa situazione, l'offload. Quindi costa cara l'inferiorità numerica, sì, ha ragione Mitrea questa volta. Ecco il replay di Dario Barone. A terra e allunga il braccio, non è che si trascini. Dove sei su quella linea? È partita che parzialmente si ria. Di Ingavini che poteva portare un soprannumero eventuale da quella parte, ancora pallone raccattato, l'errore di Viadana, passiccio, c'è un vantaggio peraltro per la formazione e adesso ospite. C'è spazio all'esterno, vantaggio finito e si ale a cercare di uscire dal frontale, avanzamento ridosso dei 5 metri, bellissima azione. E adesso chi ha benzina? Attenzione, qui può accadere di tutto, prova a partire, si ale portato in out, no, meta, qui deve dircelo Mitrea, così è accaduto. No, pallone vediamo. Sollevato. È che qua un po' mica chiamare il TM, no, deve parlare con Liperini. Andiamo a sentire l'arbitro. Vediamo il replay. Non ho visto piede fuori, però non ho visto nemmeno il pallone dove era. Fuori. Non era fuori, quindi. Io ho visto che ha schiacciato, credo. Meta segnata Prato. Non lo so, non lo so. Perfetta questa immagine, perfetta. Qua non schiaccia, è fuori. Forse è fuori. Lui non tocca a terra, vediamo. L'immagine è splendida, adesso rivediamo perché è proprio questione di un attimo. Dario, riproponici quell'immagine quanto vorrai. Sì, perché è veramente bellissimo. Eccolo qua, qui non pesta la linea, qui non è fuori, qui non sta ancora toccando, non arriva, fa un altro giro. Sì, a mio avviso forse era fuori. Per Prato davvero poteva essere, con tutti quegli errori al piede. Via! Spinge Viadana, recupera il pallone in mischia, non può fare, attenzione al fallo, non c'è vantaggio,
Gilberto Pavan, bella la sua penetrazione, serve il sostegno immediato. Eccolo qua il calcio per Viadana per vincere la partita. La forza c'è, la mira anche, contrasorpasso Viadana, esplode Zaffarella. Non devono mettere le mani in quel raggruppamento per non rischiare il fallo. Rack! Matararak. Cambia senso. Drop, tentato! Che Lando disastro! Terra. Troppo presto il drop. E finisce qui Viadana, batte 26-24 Prato con un calcio praticamente al 40esimo dopo la straordinaria per volontà, per forza, rimonta di Prato inutile. 4 punti per Viadana, un punto per Prato. Andrea, comunque è vero una gran bella partita. Assolutamente, equilibrio assoluto in questa partita che è vissuta di folate.